Sulla riva sinistra del naviglio, il capolinea si risveglia di soprassalto e parla napoletano. Gli dà l'allarme la batteria di Tullio d'Episcopo, nato sotto la medievale Porta Capuana in piena epoca rock. Soltanto che il rock a Napoli assume, come ogni cosa, forme proprie. In questo caso ha assunto la forma di Tullio d'Episcopo, che ha fatto una sola cosa della precisione swing e della foia dionisiaca. Dopo essere passato attraverso il contrabbasso, è approdato subito alla batteria, strumento di famiglia, anche il padre e i fratelli l'hanno suonata, e finalmente è arrivato a Milano per farla esplodere felicemente. Ci dirà Giorgio Vanni nel corso di questo servizio che la storia del capolinea e la storia di Tullio d'Episcopo a Milano sono parallele. È lì che il ragazzo andò a rifugiarsi appena arrivato nella nostra città. Nel giro di 10 anni Tullio d'Episcopo è diventato un fenomeno musicale importante, un session man molto richiesto e l'accompagnatore preferito di star del jazz internazionale. E la batteria gli serve per esprimere in forme innocenti la rabbia e l'allegria della nostra negritudine. Tullio d'Episcopo è in definitiva un frammento incandescente dell'esplosione musicale napoletana di questi ultimi anni, un lapillo di fuoco catapultato sulle acque del Naviglio. Ma hai studiato in conservatorio, Tullio, per fare questa musica? Sì, Cirio, conserva. No, a parte gli scherzi. Ho studiato anche al conservatorio, prima a Napoli, ma però poi ho dovuto smettere molto presto per motivi economici, dovevo aiutare la famiglia e quindi ho incominciato a girare molto presto l'Italia con compagnie di avanspettacolo. Però ancora prima avevo studiato il contrabbasso, ero stato a studiare, però sai, erano tempi un po' grigi, non c'erano soldi. E quindi quando era a casa, quando io ritornavo a casa per portare la lezione al maestro, mi allenavo per prendere le posizioni, l'archetto lo facevo una bacchetta della batteria. E il contrabbasso? E il contrabbasso davanti allo specchio con l'archetto che era la bacchetta, con la mazza di scopa che mi aveva dato mia madre, e prendevo le posizioni con la mazza di scopa. E perché usavi proprio la mazza di scopa? Perché non gestivo negli aspirapolvere. Quando sei arrivato a Milano? Ma prima di venire a Milano ne ho fatte di salite e discese. Salite e discese da dove? Avanti e indietro, no? Da Napoli. Perché prima a Milano sono venuto qui con delle compagnie di avanspettacolo. Ma tu hai fatto l'avanspettacolo a Napoli? Sì, da giovanissimo. Appunto, proprio dopo aver avuto la delusione di non poter avere lo strumento che era il contrabbasso, roppa, mazza e scopa, ho dovuto abbandonare il conservatorio a Napoli e mettermi a lavorare con delle compagnie di spettacolo, quindi a Milano c'ero già stato. Oh, Billo col caffè. Grazie signore, molto gentile. Grazie. Una bella tazzolella di caffè ci voleva. Ma c'è già lo zucchero. Ah, ma come a Napoli allora? Che stiamo dicendo? Del tuo periodo dell'avanspettacolo? Ecco, io ero già stato qui ai nightclub e quindi poi ho fatto il militare dopo, a Pordenone. E mi ricordo... In che arma hai fatto il militare? In che arma? Percussori, nei percussori. No, bersagliere. Bersagliere? Automezzi al passo, bersaglieri di corsa, figuratelo. Hai capito? Finito il militare... sono andato a suonare con Zavallone, dove c'era Giorgio Beocco, un bravissimo sassofonista, nel 1966.
E già da allora incominciavamo a fare questa fusione tra il jazz e la scala melodica napoletana. Poi dopo... Poi sei venuto a Milano. Sono venuto a Milano. E dove sei andato ad abitare? A pensione Doremi, Doremi. mia moglie era incinta, mi ricordo. Ma tu ti eri sposato? Sì, nel frattempo a Bologna mi ero sposato. Con chi? Una Guaglione e Sassuolo. Una tua... Sassuolo. Una tua fan? Eh? Una tua fan? No, chi te ne fa? Ammiratrice, una tua ammiratrice. Ma voglio uno, ma insomma come parli, non si capisce niente. Senti, ma e fan, poi... Ammiratrice, ma... Quando sei arrivato in questa pensione Doremi, tu mi devi raccontare un po' com'era questa... Io poi, appunto, sono venuto a Milano, no, per trovare... per suonare jazz, perché purtroppo era sempre difficile suonare jazz. Sempre stato un martello in capo il jazz, soprattutto i proprietari dei locali dove suonavo io, che appena facevano poche dei lanci un po' diversi, dicevano, il batterista, piano, spazzolini. Ragazzo, spazzolo. Spazzolini, piano, capito? Pezze sulla batteria. Ma che cosa significa per te la batteria? Si capisce chiaramente che la batteria è uno strumento eversivo, molto più che un'arma impropria, un attentato, magari incruento, ma un attentato. Strumento rabbioso, liberatorio, catartico per dirla difficilmente, ma anche strumento magico, rituale, religioso, attraverso il quale ci si può mettere in comunicazione con... le creature invisibili che ci circondano, con gli spiriti, cacciare gli spiriti maligni, per esempio, come avviene durante le feste di purificazione, una delle quali è appunto quella di Piedigrotta, assordante di percussioni e strombettate. Strumento erotico, naturalmente, tutto simboli sessuali, con il tamburo maschio, quello militare che si suona in battere, e la femmina tambura, la tamorra, che si suona in levare. E c'è addirittura chi afferma che esiste un rapporto coniugale più o meno legale tra la batteria e l'esecutore. I suoni sarebbero i figli di questo amore furibondo. E capì? Cos'è la batteria? O matrimoni, i figli, cosa? Ma che stai dicendo? Insomma, che sa fa secondo te? Che sa fa dei figli? Con la batteria dovevi fare tanti piccoli tamburi e tanti piccoli piattini. Antonio, a giù Pacini. Ma questo mi hai distratto anche mentre suonavi che dicevi queste cose. Mi scappava da ridere, capito? Ma questa è cultura, questo è un approfondimento, una psicanalisi della batteria. Tutto. Ma la batteria è tutto. Umare, la vita. Che c'entra umare? È umare il sangue che scorre nelle vene del mezzogiorno. È la grande mare. Capito, del mezzogiorno umano. Quando tu fai con i piatti, umano. I metalli rappresentano il... I metalli, no. Il piatto, che è una lega speciale, non è un metallo. È un metallo, ma un metallo che non esiste, non si trova. Non si trova. E i legni, i wood block? Wood cosa? Block sarebbe il capo morto. Poi ci sono i testine. Testine. Ma sai quali sono quelle? Ticchi tac, ticchi tac, tricchi tac, tricchi di tracca da tutti. Ma i tricchi da spari pure il tricco. Tacca sira, bum bum, leva da sipa da cara. Attacco, attacco, attacco. Se arriva a noi a mono, basta, dove va? Tullio, è inutile che tu apri la parlesa per parlare col signore. Perché quando la parlavo io, tu dovevi ancora nascere, forse. Scusa, ma io non intendevo dire te come gli amore. Giorgio Vanni, siediti. Abbiamo Giorgio Vanni che è il leader del Capolinea Jazz Club. Giorgio Vanni e Tullio D'Episcopo hanno parlato un attimo la parlesia, che è il linguaggio segreto dei musicisti. E, diciamo un attimo che Iammo, lo Iammo Base sarebbe il proprietario. Sì. E lui mi ha avvertito affinché io non spunissi, no? Cioè non... Di non parlare male del posto. Comunque mi interessava un attimo sentire da Giorgio Vanni, sì, che è un'istituzione nel mondo musicale milanese e che
coincide la sua carriera con quella, la sua carriera di proprietario di un locale come il Capolinea, con l'arco della carriera, sì, di Tullio De Pisco. Sono due amori nati, cresciuti e hanno viaggiato paralleli, perché lui quando si venne a Milano era proprio, il Capolinea era aperto da pochi giorni. La vita del Capolinea è un pochino simile a quella di Tullio, musicista milanese, però Tullio era già famoso, Napoli, Roma e compagnia, però a Milano era una settimana che era venuto, no? Da pochissimo. E devo dire che è stato proprio anche un amore a prima vista, perché lui continuamente è sempre venuto qui, anche sul piano umano ci siamo trovati moltissimo. Ciao. Siamo trovati moltissimo, per cui è stato facile, insomma, andare per lo stesso cammino insieme. Lui poi adesso ha spiccato il volo. No, poi era, come del resto il Capolinea ha spiccato il volo. Comunque per me era un grande appoggio, capisci, il Capolinea. Trovare tutto questo astio, questa freddezza, non astio trovare... Astio da parte di chi? Da parte degli ambienti che avevi degli che frequentavi. Ambienti dove frequentavi, anche dal tabaccaio, al bar, cioè gente molto fredda, no? E quindi venivo qui e trovavo la mia atmosfera, capito? Poi con lui si parlava parlesi, tutte queste cose qui. Senti Giorgio, ti volevo chiedere una cosa. Era più facile prima per un giovane inserirsi nell'attività musicale o è più facile adesso? Sì, senti, io so, e lui lo può dire perché è giovane, però è di famiglia, suo padre suonava, lo sa, prima era difficilissimo. Oggi c'è molti ragazzi che credono di poter suonare, ma non hanno diciamo, l'amore, la passione vera di studiare, di stare informati, mentre altri, grazie a Dio, ce n'è. Ma già allenato. Andiamo piuttosto in un posto di Milano che ti piace. Quale posto di Milano ti piace di più? Beh, uno lo hai già visto. L'altro... Uma. Ce lo faresti un bagno, Rubio? Se l'acqua fosse come 10 anni fa, senz'altro. Tu pensi che io mi tuffavo qui, più avanti c'è uno studio di registrazione. Hai fatto i bagni nel Naviglio? Certo. Ah, e allora l'acqua, sei battezzato, sei l'acqua milanese. L'acqua era pulitissima, poi vedevo tutti i ragazzini che si tuffavano, figurati, io ho sempre fatto solo questo, quando stavo a Napoli, avevi 3 scalette a Mergellino. Ma là c'è il circolo dei canottieri, tu andavi là? No, mi tuffavo proprio dalla strada. Era bellissimo, bello, sentivo questa freschezza, i mesi di luglio. Hai visto, Tullio, che c'è anche il venditore di cocomeri, il Mellonaro. Quindi ti ritrovi un cibo familiare. Questo secondo te come sono? Ma questi anguri, questi sono malluni, chi ne è fuoco? Sono chi ne è fuoco, sì. Poi si provano così, no, se sono buoni o no. Come fanno i dottori. D33. Bellissimo. Allora che è buono? Questo è buono.